Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul canale. Io sono Annalisa e oggi sono qui per parlarvi di una delle ultime novità in casa di Init, della collana Showcase. Sto parlando di Quel che resta del sogno di Yumi Sodo, una serie completa in due volumi che in Italia è stata pubblicata appunto dalla Init in un volume unico, uscito a inizio mese. Prima di iniziare con la recensione, volevo ricordarvi come sempre che se vi piacciono i miei contenuti e volete sostenere questo mio progetto, potete farlo iscrivendovi al canale, attivando la campanella così da ricevere una notifica ogni qualvolta io pubblico nuovi video. Potete acquistare attraverso il mio link di affiliazione Amazon, attraverso il quale ricevo una piccola percentuale che non va a incidere sui vostri acquisti. Seguendomi sui diversi social, li trovate tutti linkati nella descrizione, oppure offrendomi un caffè simbolico su Ko-fi. Trovate sempre il link in descrizione. Bene, direi che possiamo passare alla recensione. Quel che resta del sogno racconta la storia sapfica tra due donne che appunto sono ormai arrivate ad uno stato molto avanzato della loro vita e soprattutto ripercorre i momenti che hanno vissuto insieme sin dal loro primo incontro. Le due donne hanno ormai più di 70 anni, una delle due, che è anche il nostro narratore principale, Kyoko, è affetta da Alzheimer e quindi va a ripercorrere quelli che sono stati i momenti più importanti della sua storia con Mitsu e attraverso quelli che sono i ricordi che le sono rimasti, perché appunto lei va progressivamente perdendo la sua memoria non solo delle persone che la circondano al momento ma anche di tutto quello che le è successo in passato, e tenta, ripercorrendo questi ricordi, di aggrapparsi a quella che è stata la sua vita con Mitsu e a quelli che sono gli avvenimenti principali che l'hanno caratterizzata. La storia va in ordine cronologico decrescente, quindi parte dagli avvenimenti più recenti per finire a quello che è stato il loro primo incontro, e si divide appunto in due volumi che vengono inclusi all'interno di un volume unico dalla Init e che quindi vanno a comporre due parti della stessa storia. Agli avvenimenti del passato che ci vengono raccontati attraverso quello che era lo sguardo di Kyoko si alternano gli avvenimenti del suo presente, quindi tutto ciò che avviene nella sua vita e tutti quelli che sono i cambiamenti che la malattia porta non solo alla sua vita in sé per sé ma anche alla vita di tutti coloro che la circondano, dei suoi figli e dei suoi nipoti e di tutto il resto. È una storia molto malinconica e a tratti molto triste, che non ha, e sappiamo questo sin dall'inizio, un lieto fine. È una storia che ha diversi cliché al suo interno, non prettamente delle storie sapfiche ma in generale di quelli che sono gli shoujo, e che però riesce a raccontare molto bene come vivono e hanno sempre vissuto le persone della comunità LGBT e come hanno vissuto le loro relazioni, come sono dovute scendere a compromessi durante la loro vita per continuare ad andare avanti, per vivere una vita tra virgolette normali, nonostante dovessero reprimere quelli che erano i loro istinti e i loro sentimenti primari. È una storia molto triste e molto molto allo stesso tempo delicata, che va a raccontare questo amore che dura una vita intera e che non ha mai raggiunto la sua realizzazione per via di diverse circostanze, e questo noi lo scopriamo sin dalla prima pagina, perché appunto la nostra protagonista ricorda sin dalla prima pagina questo suo amore e cerca di ricostruirlo per raccontarlo in tutta la sua interezza e profondità. È una storia che va anche ad analizzare i diversi cambiamenti che sono avvenuti all'interno della società giapponese nel corso degli anni, perché la storia va appunto dalla fine della Seconda Guerra Mondiale sino ai giorni nostri, e quindi noi vediamo un arco temporale caratterizzato da diversi cambiamenti sociali, politici e non solo, e quindi assieme alla storia di queste due donne ci viene raccontata un po' la storia
del paese e di come i cambiamenti sociali abbiano influito sulle vite dei singoli individui giapponesi. Ad accompagnare la ricostruzione storica e la ricostruzione sentimentale della storia delle due donne c'è un tratto davvero molto delicato che accompagna la lettura e la rende molto molto più piacevole e di intrattenimento. Personalmente ho apprezzato molto il tratto dell'autrice che è davvero molto delicato, sebbene non sia particolarmente originale e ha dei riferimenti per quanto riguarda quella che è proprio la costruzione dei diversi personaggi e delle ambientazioni, che per certi versi mi ha appunto ricordato quello di Jiro Taniguchi, e ben però distinguendosi per quelle che sono le tematiche che vanno affrontate all'interno di questa serie rispetto a quelle affrontate da Taniguchi stesso all'interno delle sue opere. Nel complesso ho apprezzato moltissimo il modo in cui l'autrice ha deciso di sviluppare la storia e di raccontare le vicende di queste donne, dividendole per periodi storici e andando a ritroso nel tempo piuttosto che in avanti, raccontando dall'inizio fino alla fine. Quindi abbiamo questa sorta di mistero che accompagna la nostra lettura sino alla fine del racconto, perché appunto ci sono diverse situazioni che non ci vengono spiegate sin dall'inizio, ma che noi scopriamo con il tempo e che quindi riportano alla luce diversi avvenimenti che erano avvenuti all'inizio del volume e che acquisiscono senso all'interno di quello che è il contesto generale della storia. Secondo me c'è un'ottima costruzione della narrazione e in generale c'è un'ottima padronanza della narrazione e della caratterizzazione dei personaggi che qui appaiono ben caratterizzati nonostante l'autrice avesse pochissimo spazio per rappresentarli, perché appunto è un volume unico molto breve, sono 300 pagine circa, quindi non c'è molto spazio per l'approfondimento delle caratteristiche specifiche di ogni singolo personaggio che viene introdotto. Ci si concentra principalmente sulle due protagoniste, poi ci vengono accennati diversi elementi riguardo i personaggi secondari, sebbene rimangano sempre un po' nell'ombra rispetto alle due protagoniste principali, che sono appunto Mitsu e Kyoko. È un volume che, sebbene sia molto triste, a me è piaciuto moltissimo e ve lo consiglio vivamente se state cercando una storia sapfica molto matura e che non abbia al suo interno quelli che sono un po' i cliché del genere degli Yuri, e se state cercando poi una lettura che si distacchi un po' da quello che è l'andazzo del genere, perché appunto principalmente in Italia vengono pubblicati Yuri molto standard, incentrati sulla vita scolastica e sui primi incontri tra queste ragazze e sui primi amori, mentre qui abbiamo una storia molto molto più matura. E quindi insomma io ve la consiglio vivamente se siete stanchi un po' del genere, degli standard, degli stereotipi del genere, volete un po' una lettura che si distacchi da essi. Niente, io sono molto contenta di questa lettura e ve la consiglio se ancora non l'avete recuperata e penso che sia uno dei volumi più belli che ho letto nell'ultimo periodo e mi ha colpito particolarmente dal punto di vista emotivo e quindi insomma piantini e sentimenti a parte, è una bellissima, bellissima lettura. Bene, questo è tutto con la recensione di oggi. Spero come sempre che questo video vi sia stato utile, vi sia piaciuto. Fatemi sapere nei commenti se avete letto questa storia, se vi è piaciuta, come l'avete trovata e se avete dei suggerimenti per storie in questo stile, diciamo storie sapfiche che si avvicinano molto a questo stile, piuttosto che storie che si avvicinano più a Blooming to You o Whisper Me a Love Song, che per carità sono storie che a me piacciono molto, ma che alla lunga stancano. E quindi se avete storie che si distacchino un po' da quel filone, vi aspetto nei commenti per i vostri suggerimenti e magari recupero qualche nuova serie. Bene, come sempre, se questo video vi è piaciuto vi invito a lasciare un mi piace e a iscrivervi al canale e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!